Per il 10 dicembre è in programma lo sciopero del comparto scuola, proclamato da FLC-CGIL, UIL Scuola, SNALS e Gilda, a cui si sono aggiunti anche ANIEF e diversi sindacati di base, dai COBAS alla CUB. Assente il sindacato con la maggior rappresentatività nel comparto, cioè CISL Scuola. Tutti i leader dei sindacati principali sembrano preoccupati per le conseguenze che questa iniziativa potrà avere sui futuri rapporti reciproci. Dalla CISL osservano che uno sciopero in piena pandemia è una decisione incomprensibile che alimenta solo tensioni e confusione, l'ultima cosa di cui la scuola e il paese hanno bisogno in questo momento. Questo, dicono ancora dalla CISL, è uno strappo con la storia del sindacalismo confederale. Per parte loro, CGIL e UIL affermano che l'unità sindacale non è in discussione. Ma nel merito dei problemi specifici dello sciopero, sentiamo che cosa dicono Francesco Sinopoli, segretario generale di FLC-CGIL, e Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda. Noi pensiamo che lo sciopero sia uno strumento fondamentale della democrazia. Se iniziamo a dire noi che non serve, è finita. Non mi sembra che altre forme di lotta abbiano condizionato l'azione di questo governo o di altri governi. È un'azione di lotta che va misurata nel suo utilizzo, è un'azione di lotta che va naturalmente messa in campo quando serve. Adesso serve, probabilmente servirà anche in futuro. Anzi, io credo proprio che bisogna riappropriarsi degli strumenti del conflitto. Io penso che abbiamo sicuramente dei difetti come sindacati e sicuramente abbiamo commesso degli errori, però i sindacati sono espressore della democrazia così come pre sono previsti anche dalla Costituzione, come sono previsti anche i partiti e i movimenti politici. Noi allora, quando i colleghi fanno queste osservazioni un po' qualunquiste, qualche collega, non tutti, allora noi basta semplicemente dire che si possono immaginare il contrario, cioè immaginiamoci se i sindacati non ci fossero. Con tutti i difetti che hanno i sindacati, sicuramente sono un argine allo strapotere del datore di lavoro, che nel nostro caso è lo Stato, il Ministero di Istruzione. E immaginiamoci come andrebbero le cose se i sindacati non avessero fermato alcuni tentativi. Voi, ne ho ricordati alcuni prima, la questione della chiamata diretta, la questione degli scatti di stipendio, cioè avremmo un datore di lavoro che ci farebbe lavorare di più pagandoci di meno. Questo succede nel mondo del lavoro quando non c'è la controparte sindacale. Le ragioni della protesta sono insomma in larga misura legate alla manovra finanziaria per il 2022 e al contratto nazionale per il quale il governo non ha inserito ulteriori particolari stanziamenti, oltre a quelli già previsti con le precedenti leggi di bilancio. Per la verità, però, la vicenda del contratto appare poco comprensibile, in quanto non è da oggi che si sa che dalla legge di bilancio 2022 non potranno arrivare soldi per il triennio 19-21, che è quello attualmente in discussione. Forse il pressing sul governo doveva essere avviato già nei mesi scorsi, se non addirittura un anno fa. Ad ogni modo, in questi ultimi giorni si sono intensificati i contatti fra i sindacati e le forze politiche della maggioranza, che almeno sulla carta stanno dando qualche piccolo risultato. Verducci, Marcucci e altri senatori del PD hanno già presentato un emendamento per portare a 500 milioni di euro il fondo che potrebbe servire ad incrementare di 25-30 euro la retribuzione professionale docente, per la quale la legge di bilancio prevede al momento un aumento di 12 euro. Ma l'elenco delle richieste sindacali è molto più ampio e riguarda anche la definitiva eliminazione del vincolo sulla mobilità, l'estensione dell'organico Covid al personale ATA, oltre che misure per il precariato e altro ancora. La vicenda dello sciopero della scuola del 10 dicembre si intreccia poi con quella dello sciopero generale del 16, con qualche complicazione pratica. Il 10, infatti, lo sciopero riguarda solo la scuola statale, mentre la scuola paritaria è chiamata a sospendere l'attività nel giorno 16.
Ovviamente su tutto questo noi continueremo a tenervi informati, quindi continuate a seguirci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come di consueto.